Ma Pia se ne sta andando. Devi fare le più basse, se no. Ma perché dovete andare lì? Sempre questi capelli negli occhi. Ma che bella questa bimba. Andiamo a comprare la frutta e la verdura, Pia? Basta, Dada. Sì? Ciao. Ciao. Ciao, Pia. Allora, abbiamo comprato la frutta e la verdura al mercato che poi vi faccio vedere a casa. Però, siccome questa casa non ci arriva, vi dico che abbiamo comprato anche due grappoli d'uva, uno bianco, aspettate, e uno nero, e niente, la stanno mangiando per colazione invece di brioche o di focaccia, stiamo mangiando l'uva. E adesso vado a ritirare un attimino le fotografie, quelle della cresima. Siamo venuti a comprare le cose, loro invece vogliono giocare. Adesso vi do il telefono e filmate. Vai, andiamo. Miau. Mamma, cado. Oh, c'è l'aria fresca. C'è l'aria fresca, è brutta però. Siamo in guardate, ci muoviamo velocemente. Raga, siamo in macchina. Cado. Dove giriamo? Diritti o a sinistra? Questa è la situazione macchina. Qui ci sono le foto della cresima che le ha fatte questo fotografo qui. È veramente bravissimo e le foto sono stupende, ma è veramente uno dei migliori fotografi che c'è ad Acqui. Ce ne sono tre o quattro buoni e lui è uno di quelli. E mi ha anche regalato, cioè ci ha regalato questo portafoto per metterle poi dentro. È fatto così in cartoncino e ovviamente bisogna attaccarcele, però è veramente molto bello. E niente, poi qui vi faccio vedere, perché poi magari non riesco, i ventilatori che abbiamo preso. Ne abbiamo presi alla Prealpina, ne abbiamo pagati 14,95 euro, ne abbiamo presi due. Quella lì è la scala, perché se no non arrivo al soffitto. E qua è il faretto, i faretti che abbiamo scelto da mettere poi, l'ha scelto Gabriele, da mettere in camera lui a Manuel. Qui c'è appunto tutta la frutta e la verdura che ve la faccio venire poi. E qui ci sono le altre cose che ho preso per fare i lavori, che poi ve li farò vedere in un altro video, perché così almeno vi faccio vedere tutto. E queste qui invece sono i LED per i faretti. E piano piano li cambieremo tutti i lampadari. Per adesso ho iniziato a prendere quello dei bambini perché hanno la plafoniera e volevo levargliela, perché è una plafoniera da bambini con gli aquiloni e loro comunque ormai sono grandicelli, quindi la leviamo e mettiamo questo. Poi lo volevo prendere o uguale o magari fatto diverso, vediamo le bambine cosa sceglieranno, anche per le bambine da mettere in camera loro, mentre invece giù lascio ancora per il momento quelli che ci sono, ma poi vediamo, piano piano cambieremo anche i lampadari, magari uno al mese li cambiamo. E perché comunque non è che costano tanto, non ho preso proprio i super economici, però neanche quelli da 80-100 euro, perché magari poi non gli piacciono più, li cambiamo. Vabbè, adesso partiamo, posto tutto. Siamo tornati, siamo venuti su. Adesso è arrivato questo pacchetto, lo apriamo e mi sembra di aver capito che cos'è. Vi faccio allora vedere. Ecco qui, è il sottogonna per il vestito di Sabrina per la comunione. E adesso mancano solo più le scarpe e poi... No, non l'apriamo. No, perché... Mancano solo più le scarpe e poi lei è pronta per la comunione. E dobbiamo provarlo sotto il vestito per vedere, perché così almeno glielo rende, perché
Lei è leggermente lungo, il sottogonna glielo alza un po' e così almeno non è giusto. Allora, ho speso 68 euro e ho preso queste melanzane che sono fatte così, sono un po' più piccoline in confronto alla melanzana, diciamo, che siamo abituati a trovare nel supermercato, però a mio avviso forse saranno più tenerine, quindi volevo, le ho prese, proveremo adesso a farle, vediamo come, perché ancora non so. Poi pesche e noci, ne abbiamo prese una decina, un bel melone, ha un profumo, ragazze, cioè, e ragazzi, si sentiva il profumo con la mascherina del melone. Quindi, cioè, ho dovuto prenderlo per forza. 5 finocchi. Mi sembra 6. Come si chiama? Cetrioli, che mi piacciono tantissimo. E adesso levo questa roba e vi faccio vedere il resto. E poi un bel sacchettone di perine, delle prugne. Tre cavolfiori, un cestino di albicocche, delle banane, che ne mancano già quattro, e un bel po' di zucchine. C'è ancora qualcosa? Adesso vi faccio vedere. Poi una cassetta di peperoni, e se lo sporco, sono peperoni di Carmagnola. E ne ho presa, mi ha detto che al forno sono buonissimi, e adesso devo trovare. Pensavamo di farli, cioè con Gabriele, mentre li abbiamo comprati con i bambini, parlavamo e pensavo di farli ripieni, perché la peperonata adesso è ripieni, magari col riso, devo cercare qualche ricettina e se ne trovo qualcuna interessante, poi, cioè, anche se non la trovo interessante, comunque, se ne trovo qualcuna che mi garba, la prepariamo poi sicuramente insieme. E poi della serie Mangia le due pesche, che sarà l'hashtag di oggi, ve lo lascio scritto qui in sovraimpressione. Quindi Mangia le due pesche, tutto attaccato, mi raccomando, hashtag, che è il cancelletto, Mangia le due pesche, tutto attaccato. Comunque, ho preso queste pesche normali, quelle pelosine, e sono veramente, cioè, guardate, sono enormi. Non vedo l'ora di mangiarne una. Comunque, ne ho preso una cassetta perché siamo tanti e ho preso le noci perché a qualcuno non piacciono queste qui. E poi ho preso queste qua perché, vabbè, le pesche sono buonissime, come anche le albicocche. Io adoro tutta la frutta. Veramente, non vedo l'ora di mangiarle. E poi adesso vi faccio vedere l'ultima cosa, che però ce l'ha, cioè che però non l'ho comprata, ma ce l'ha regalata. Ci ha regalato questo un quarto di anguria che andremo a mangiare proprio penso a pranzo. Io mi faccio anche due o tre pomodori con ma non lo so se mangiare i pomodori, in realtà penso che mangerò solo della frutta. Una banana, due albicocche, magari una pesca noce e una fettina di anguria perché fa veramente troppo troppo caldo e se anche i bambini la vogliono possono tagliarle e farsi tipo la Macedonia oppure semplicemente così mangiandola proprio, basta. E boh. E questo qui è quello che abbiamo preso al mercato, la roba più o meno ve l'ho fatta vedere, adesso mangiamo così poi ci prepariamo per. Vabbè, in realtà dobbiamo fare anche altre cose prima e poi forse se tutto va bene andiamo da Sara. Allora, alla fine ho mangiato anche un po' di pasta avanzata di ieri che l'avevo fatta al pesto. E questo qui è il piatto di frutta. Un po' di pasta l'ha mangiata anche Pia. Invece Giada ha scelto solo il piatto di frutta. Sabrina invece ha scelto anche la pasta e la frutta che se l'è fatta tutta a pezzettini, invece l'ha mangiato Gabriele. Manu si è accontentato di una banana e Giorgia per il momento anche, poi fa un caldo oggi veramente che non si respira. Comunque questo è il nostro pranzetto, proprio così alla veloce, senza neanche la tovaglia, niente. E poi vabbè, ovviamente
l'acqua, qui vedete ci sono le bucce delle banane, le bolle, e l'acqua non può mancare mai perché comunque fa caldo e bisogna idratarsi. E boh, finisco di mangiare la frutta così poi porto a dormire Pia. Allora, scusate la mia faccia, ho portato Pia a dormire, si è addormentata perché stamattina si è svegliata presto e non è abituata, di solito al mattino io la faccio dormire finché non si sveglia, però stamattina dovevamo uscire, quindi ho dovuto chiamarla e quindi poverina è rimasta un po' così, quindi adesso se andavamo da Sara ci sarebbe addormentata in macchina, però visto che mi ha detto vieni più tardi ne ho approfittato e l'ho portata a dormire. Scusate, ho schiacciato il pulsante, stavo alla pasta, ho staccato il video. E sentivo che mi diceva una ragazza che me l'hanno già detto veramente più di una, che la sigla è troppo alta. Adesso in questo video fate caso se la sigla va bene, cioè se la sigla praticamente, la parte iniziale, no? Se va bene così, a questo volume, se no lo abbasserò ancora, però poi più di tanto non posso fare, mi dispiace. E così è, cioè, normalmente è al 100%, io adesso l'ho messa al 5%. Guardate un po', se dite, fatemi sapere se così va bene nei commenti, scrivetemelo, così almeno io so come fare, cioè so cosa fare, ok? E niente, adesso... se riesco devo stendere e perché il tempo è un po' così, adesso ve lo faccio vedere. Però volevo stendere e poi ho della roba da piegare. E poi stavo pensando all'inizio dei lavori. Sarà veramente... ah, ho chiamato il signor, la ditta dove andiamo a vendere le stufe, a prendere le stufe, perché è l'unica che aveva trovato Maurizio che ci ritirava anche queste vecchie, perché se no dove ce le mettiamo? E ho l'appuntamento domani mattina. Domani mattina, tanto in un paese qua vicino, così vado, loro verranno poi a fare un sopralluogo. Ma intanto vado io, così almeno vedo come sono le stufe, che stufe hanno, che prezzi hanno, che preventivi ci fanno, perché per le camere su pensavamo di... avevamo preso una stufa normale, però adesso se la trovavamo preferivamo una di quelle rettangolari che hanno il tubo che parte da sopra, in modo che riusciamo a spingerla bene indietro, non rimane nel passaggio e comunque il posto è rettangolare, quindi sarebbe perfetto. Di sotto invece è una simile a quella che abbiamo già, circa più o meno. E niente, vediamo se riesco a fare questi due lavoretti, e intanto che aspettiamo di sapere Sara cosa ci dice. Allora, alla fine purtroppo non siamo andati da Sara perché lei è arrivata alle 18 da fare una commissione e quindi niente, quindi non siamo andati. Ho sistemato un po' di qua e un po' di là e adesso vi faccio vedere quello che Maurizio è passato a prendere all'Eurospin. Allora, l'effervescente gusto limone, quello per digerire, lo zucchero, la pancetta affumicata a cubetti, caffè classico, il caffè classico, 4 confezioni di panna da cucina UHT e 2 pacchi di pennette rigate, poi un gel per la lavastoviglie da 40 lavaggi, lo Scottex che ha cambiato confezione, questo qui,
E poi aspettate, 12 litri di latte parzialmente scremato UHT. E basta, l'Eurospin ha preso solamente queste cose qui. E niente, adesso vi faccio vedere poi velocemente anche la spesa senza glutine e i regalini che allora, ci hanno dato. Eccoci qua con la roba senza glutine. Partiamo subito da una torta al limone della Bauli, che devo dire sono incuriosita, perché sembra buona. Pia l'ha già aperta, quindi sembra buona, molto più piccola di com'è la scatola, però se riesco ve la faccio vedere. Fai come ti sei. Giù la scatola? No, giù la scatola. Cosa? Vedete? Poi, queste tortine alla mandorla con grano saraceno. Questo pane della Doria senza glutine. Questi panini morbidi. Plum cake della Bowling. Queste Madeleine cereal senza glutine, cioè senza lattosio anche. Plum cake allo yogurt. Frollini con farina integrale. Biscotti. Questi frollini della Char, non li abbiamo mai provati. Della Nutri-Free Corn Flakes. Muffin della marca inglese all'albicocca. E questi Oops. Sempre da lasciare. C'è altro, adesso metto a posto e vi faccio vedere. Allora, poi questi panini per hamburger che a me sembravano uguali, invece Sabrina mi ha fatto notare che sono più grandi, ma guardate come sono morbidi. Poi lenticchie rosse, cioè fusilli di lenticchie rosse, gnocchetti di patate della Massimo Zero, invece questa qui della marca Felicia. Pennette rigate ceci di Toscana riso integrale della Rummo. Poi Massimo, abbiamo pasta della Massimo Zero, abbiamo caserecce, mezze penne rigate, sedanini e conchiglie rigate e poi gli spaghetti. Metto a posto, vi faccio vedere le ultime. Poi questi biscotti qui della cereal al cioccolato, cacao al cioccolato. E poi come regali ci hanno dato di nuovo un bellissimo bicchierino di questi qui fatti all'americana con cui bevono il caffè. E poi questi due porta merenda, veramente fantastici, belli grossi, mi piace. La Nutri-Free fa sempre delle cose comunque utili e... Ma dentro divisi in scompartimenti? No. È così uno scompartimento solo unico. Mi aiuti? Non si riesce ad aprire. Tira il coperchio? Ok. Così dentro uno scompartimento unico. E basta, anche per la roba senza glutine è tutto. Mamma, mettiamo qua, tanto per fare la mamma.
Dai, questa è bella. Ma è l'ultima questa? No, la penultima. E allora dammela, se no io riempio queste e quelle rimangono vuote. Aspetta, risposta. No, fai piano come facevi prima perché ti bruci e la rovesci. Così? E ti metto questa cosa. Ok, tocca cosa. Pia, tirati su, Pia. Pia, questa qua non è la Coca-Cola, questa qua è la panna cotta. Ah sì, è panna cotta. Pia, devi tirare sulla testa. Mi sposto io, mi sposto io. Okay. Tirati su, amore, sennò ti brucia la mamma. Perché brucia tanto, vedi, vedi che è quella. Quella lì serve per non bruciarsi, secondo me si sta bruciando. No. Pia, vuoi che ti dico tu quale mangerai? Sì. Mangerai questa qua. Sì. Pia, vuoi che ti dico? Ti ho dato la più buona. Buona questa! Ma è che brutta, eh? Vedi? Sai che gine è guagua? Sì, non è guagua. E Pia, eh? Pia, tira sulla testa. Questa. Questa qua è di Mammen. Ah, Mammen. No, tocca che non tocca. Non si tocca, è troppo. Thank you.
primo giorno è arrivato alla fine. Ho sistemato finalmente il tavolo con la mia tovaglia e il portafrutta e abbiamo acceso anche una piccolissima candelina di quelle di Natale. Ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!